Verrà giudicato domani 25 luglio il giovane di 25 anni che è piombato con un'auto rubata ed ubriaco sulla processione di Santa Barbara che si stava svolgendo a Vico nel Lazio sabato scorso. Domani quindi il giudizio. Oggi sono previsti nuovi sopralluoghi e vertici di vigili del fuoco e degli investigatori incaricati dal procuratore Giuseppe De Falco per far luce sull'incendio Mecoris. Si profila l'ipotesi di dolo. Nella notte un'auto si è ribaltata sulla strada statale 155 per Alatri ed è finita fuori strada finendo in un dirupo. Tardivi i soccorsi perché nessuno si era accorto di nulla. Il conducente è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. Con il caldo si profila una nuova emergenza rifiuti nella capitale, sono stati allertati tutti gli impianti del Lazio, tra questi anche quello di Colfelice, ma il vice coordinatore di Forza Italia Gianluca Quadrini ed il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco dicono no, pronti alle barricate e a manifestazioni eclatanti qualora l'ipotesi si rivelasse vera. Via libera alla proposta dell'associazione Nuovi Orizzonti per la costruzione a Selva Polledrara del palazzetto polifunzionale nell'ambito della realizzazione di Cittadella Cielo mediante un rilascio di un permesso a costruire convenzionato. Siamo allo sport, al calcio, il Frosinone resta in pole per Alberto Gerbo, il centrocampista del Foggia, mentre Paganini e Ciano sono pronti a lasciare la squadra per restare in Serie A. Prima di chiudere vi ricordo di consultare il nostro sito www.perteonline.it per tutte le notizie in tempo reale e di scaricare l'app di Per Te Online.